Bella regà, qua è Savic che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi ragazzi faremo le targhe personalizzate. Quindi dopo un sacco di tempo abbiamo il metodo per fare le targhe come si deve ragazzi. Quindi non ci incischerei, così almeno potete fare le personalizzate, potete moddare e fare le vostre dedicate ragazzi. E iniziamo subito con il video. Quindi loghiamo ragazzi con il nostro account tramite Social Club e qui in alto a destra vedete il pallino. Ok, loggate tramite il vostro Social Club. Una volta che siete in questo sito, cliccate in questo punto, fate una nuova targa e scrivete il nome che volete scrivere, massimo 8 caratteri, e potremmo fare anche lo spazio. Io in questo caso farò XA1OF1 ragazzi, 1OF1, così se qualcuno in passato, in futuro mi vorrà chiedere una macchina dedicata solo a lui, io posso farla. A questo punto andiamo su prossimo ragazzi, una volta scelta la tipologia della targa, e clicchiamo qua sulla selezione del veicolo. È importante che andiamo a usare magari il veicolo che vogliamo, dove vogliamo mettere la targa, per ultimo, in modo tale che rileva effettivamente l'auto. Quindi una volta selezionata l'auto andiamo su inserisci ordine e avremo fatto effettivamente l'ordine. A questo punto siamo pronti per fare la targa. Una cosa c'è di nuovo raga, che con questo metodo bisogna stare online in una sessione a inviti. Ok, quindi con il veicolo dove mettete la targa state già in una sessione online, sul veicolo, non sul veicolo. E appena farete l'ordine cosa succederà? Guardate in basso a sinistra che a me è arrivato il messaggio "Lo Santos Custom eccetera eccetera, è arrivato il tuo ordine". Quindi prendo il veicolo dove ho ordinato la targa, in questo caso la Hermes, e faccio elabora ordine. Costo zero ragazzi, è gratis, è una figata. Quindi elaboriamo l'ordine e come potete vedere avremo la targa sul veicolo. Occhio, fatelo magari su un altro veicolo, non come ho fatto io su questo che era moddato, perché smodderete la targa. Ok ragazzi, quindi consiglio di farlo magari su una LG, cazzo ne so, su un veicolo che non è moddato comunque sia. E niente, questo è il metodo per fare le targhe ad oggi ragazzi. Spero che il video vi sia stato d'aiuto, che vi è piaciuto. Ragazzi, se avete delle lacune scrivetemi pure nei commenti. E niente, alla prossima. Bella regà, sbada bam.